così. Siamo in compagnia di Nicola Mumoli, che è il primario di medicina interna dell'ospedale di Magenta del Biato Grasse, che però ha gestito questo anno e sei mesi tutti i reparti Covid di entrambi gli ospedali. Voi però avete avuto l'opportunità, nella tragedia che abbiamo vissuto, anche di portare avanti un importante studio per comprendere la malattia, perché oltre alla cura c'è anche la ricerca e la scienza. Avete fatto un numero altissimo di tamponi, ma che cosa ci dice questo importante studio pubblicato oltretutto su JAMA, che è una delle più importanti riviste scientifiche? Innanzitutto buonasera a tutti, è piacere di rivedervi. Ben trovato, professor Mumoli. Quando hai un'idea, per svilupparla hai bisogno di due cose, di essere preparato e di essere curioso. Quindi a noi è venuta questa curiosità alla fine della prima ondata, perché quando abbiamo aperto l'ambulatorio post-Covid e abbiamo seguito i pazienti a casa per 3 mesi dopo la dimissione, ci siamo accorti che questi pazienti non venivano più ad essere reinfettati. Poi durante la seconda ondata abbiamo visto che erano tutti pazienti che non si erano ammalati durante la prima ondata. Quindi da qui c'è partita la curiosità di andare a vedere qual è il tasso di reinfezione dei pazienti ammalati da Covid. E cosa avete scoperto, Mumoli? Allora, ci sono già degli studi importantissimi pubblicati sul New England, sul Lancet, fatti sugli operatori sanitari, che il tasso di reinfezione per chi ha avuto il Covid è veramente molto molto basso. Noi abbiamo avuto l'idea di fare lo studio sulla popolazione generale. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso tutti i tamponi effettuati nella nostra area nord-ovest Milano, che ha una popolazione di circa 500.000 abitanti, e siamo andati a vedere, dicotomizzando due gruppi, un gruppo che aveva avuto il Covid col tampone positivo e un gruppo che non aveva avuto il Covid, quindi che aveva due tamponi consecutivi negativi. Li abbiamo seguiti per un anno, circa un anno, la media 8 mesi, e ci siamo resi conto che la reinfezione dei pazienti che hanno avuto il Covid è veramente molto molto bassa, è nell'ordine, per essere preciso dal punto di vista statistico, di 15 volte. Cioè, cosa vuol dire? Che chi ha avuto il Covid ha la probabilità di ammalarsi 15 volte meno, il rischio è 15 volte minore di ammalarsi rispetto a chi non ha avuto il Covid. A chi il Covid non ce l'ha avuto. Ma questa immunità, diciamo, naturale, che è dovuta al fatto che io ho già incontrato il Covid, è maggiore o minore di quella che mi dà il vaccino? Allora, è una domanda molto interessante. Per ora il nostro studio non dimostra questo, dimostra che le percentuali di reinfezione sono bassissime, quanto bassissime sono le percentuali di rischio di avere il Covid quando ti vaccini. Quando ti vaccini. Stiamo facendo uno studio di confronto tra i vaccini e i pazienti che hanno avuto Quindi il Covid. Quindi su questo ci dobbiamo aggiornare. Ma invece, quanto sono un problema per chi ha un'immunità naturale le varianti? Cioè, io ho avuto il Covid, diciamo, numero uno, poi nel frattempo il Covid ha avuto una serie di varianti, cioè abbiamo incrociato quella indiana, quella brasiliana, eccetera. Quanto sono esposto io che ho avuto il Covid 1 rispetto alle varianti? Perfetto. Allora, siccome noi abbiamo fatto lo studio con un follow-up di un anno, noi siamo certi che in questo anno di follow-up, cioè da febbraio 2020 a febbraio 2021, c'era il virus numero uno, come dice lei, più la variante inglese che abbiamo saputo che ha interessato l'80% dei pazienti. Quindi il nostro studio dimostra che per la variante inglese non c'è nessun rischio, e questo è stato dimostrato anche per quanto riguarda il vaccino. Sul discorso di nuove varianti o variante indiana che è arrivata dopo che lo studio è finito, la risposta è non lo sappiamo, certo. Dobbiamo dura l'immunità naturale a controllare le varianti. È bella la ricerca per questo, perché prima avevamo detto 3 mesi, poi 6 mesi, ora sicuramente 8 mesi, probabilmente un anno.
Accidenti. E professor Morrone, sono tutte notizie secondo me molto interessanti, no? Che ci aiutano anche a capire un po' di più di questo virus che conosciamo giorno dopo giorno.